Ciao e bentornati a Crochet Romance. Oggi facciamo un video tutorial davvero facile adatto per chi ha le prime armi e chi vuole perfezionare le maglie basse. Infatti, andremo a realizzare ehm, questa presina per la cucina a maglie basse che è lavorato in righe. La presina è fatta doppia, quindi anche il retro. È fatto con un altro pannello ad uncinetto che poi verrà unito sempre ad uncinetto una volta tutto attorno e faremo anche il gancino quindi passiamo al materiale necessario per questo progetto avremo bisogno di un cotone al 100% da lavorare con l'uncinetto da 4,5 mm lo spessore del cotone deve essere quindi di medio spessore io ad esempio utilizzerò un colore principale che è questo blu variegato e abbinerò il colore beige e il colore melanzana ehm, del filato Drops Muscat. Così potete regolarvi per eh, il filato da prendere. Vi lascerò come sempre il link ai filati sotto a questo video nel box informazioni. Come già detto, l'uncinetto serve da 4 e mezzo. Inoltre ci serviranno le forbici e l'ago da lana. La quantità di filato per una presina ehm, calcolate che per il colore principale vi serviranno circa 75 grammi e ehm, piccoli avanzi per realizzare le righe negli altri colori. Passiamo alla lavorazione. Inizieremo dal pannello frontale. Quindi prendiamo il nostro colore principale e facciamo l'asola da bio. Come sapete avvolgete il filo attorno al dito, puntate il dito verso giù e inserite anche il pollice dentro l'asola che si è formato. Poi prendete il filo che viene dal gomitolo e lo passate in mezzo a questa asola e stringete. Così abbiamo formato l'asola da bio poi stringiamo, regoliamo, regoliamo la grandezza di questa asola e iniziamo a lavorare le nostre catenelle dobbiamo fare 25 più una catenella quindi in totale 26 quindi prendiamo il filo e lo passiamo attraverso l'asola con il nostro uncinetto e abbiamo fatto la prima catenella la seconda la terza quarta quinta sesta settima ottava nona decima abbiamo fatto 10 catenelle mi raccomando lavorate in modo molto regolare non troppo stretto e nemmeno troppo largo quindi abbiamo fatto 10 11 dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette, diciotto, diciannove, venti, ventuno, ventidue, ventitré, ventiquattro, venticinque, più una ventisei. Adesso dobbiamo fare la prima riga la prima riga deve avere 25 maglie basse la prima maglia bassa la lavoreremo nella seconda catenella dall'uncinetto allora per contare dov'è la seconda catenella dall'uncinetto guardiamo questa è l'asola che abbiamo sull'uncinetto e non viene calcolata come catenella ma conteremo queste catenelle qua se vedete c'è una specie di v i fili formano una specie di v questa è la prima catenella qua abbiamo già la seconda vedete una seconda v allora e noi dobbiamo entrare nella seconda v e formare la prima maglia bassa quindi entreremo con l'uncinetto passando sotto a questa v in questo modo avrete due fili nella parte sopra dell'uncinetto e se giriamo un attimo sotto abbiamo un solo filo rimasto quindi abbiamo passato l'uncinetto adesso carichiamo il filo sull'uncinetto e passiamo ritornando di nuovo attraverso questa v avremo due fili sull'uncinetto prendiamo nuovamente il filo eh, sopra l'uncinetto e passiamo attraverso le due asole che si sono formate sopra il nostro uncinetto in questo modo avremo fatto la prima maglia bassa. Vi faccio vedere anche la seconda, quindi entro nuovamente nella prossima catenella, in questa V. Qui vedete che abbiamo già lavorato, quindi prestiamo attenzione a non prendere questo filo qua, ma la prossima V, qui. All'inizio l'occhio deve abituarsi un pochino. Per questo questi progetti così semplici sono adatti proprio per i principianti, in modo che possano rendersi conto dove devono lavorare le varie maglie. Allora, ho preso di nuovo eh, l'asola, quindi ve la faccio vedere di nuovo. Entro con l'uncinetto sotto la V. Prendo il filo, lo carico sull'uncinetto e torno passando di nuovo indietro dalla catenella. Giro un po' l'uncinetto allungandola alla maglia e avrò due asole sull'uncinetto. Carico nuovamente il filo sull'uncinetto e passo attraverso le due asole. Comunque, ho già fatto in precedenza un video per mancini dove spiego come lavorare la maglia bassa per la mano destra ne trovate vari tutorial non sul mio canale ma su altri canali allora adesso lavoriamo semplicemente una maglia bassa in ogni catenella fino a quando arriviamo alla fine delle nostre catenelle iniziali durante la lavorazione prestate attenzione a non saltare nessuna catenella e lavorare semplicemente con calma una maglia bassa dentro ogni catenella, ci vediamo a fine riga. Eccomi quindi a fine riga, come vedete, qua abbiamo ancora due V, quindi 2 catenelle da lavorare. Quindi entro anche nella penultima, faccio una maglia bassa. E poi nell'ultima. Dopo l'ultima catenella, vediamo questo piccolo nodino che è il nodino che abbiamo fatto proprio all'inizio nell'asola da vio. Questo nodino ovviamente non viene lavorato. Adesso dobbiamo fare la riga numero 2, però prima dobbiamo, se siamo principianti, è meglio che andiamo a contare le nostre maglie basse. Che, ripeto, devono essere 25. Quindi andiamo a vedere se abbiamo lavorato giusto. Qua vediamo l'inizio ehm, della riga che ha questo piccolo ehm, filo eh, verticale che non dobbiamo contare la catenella che noi abbiamo saltato all'inizio della riga perché se vi ricordate abbiamo lavorato la prima maglia bassa nella seconda catenella quindi questo filo non va contato ma se guardiamo qua abbiamo il disegno di una v questa è la prima maglia bassa che abbiamo fatto quindi andiamo a contare una v dopo l'altra 1 2 3 4 5 6

Possiamo fare la prossima riga. Io ehm, vi consiglio di contare alla fine di ogni riga il numero di maglie basse per essere certi di aver ehm, lavorato tutte le maglie basse necessarie, di non averne lavorato in più o in meno. Allora, per la riga numero 2, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. E poi dobbiamo lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa la riga che vi farò vedere adesso è da ripetere per tutta la lavorazione della presina quindi vediamo di farla bene l'unica variazione che ci sarà è che ogni tanto cambieremo poi eh, il colore durante la lavorazione ma di quello ne parleremo dopo. Quindi abbiamo fatto una catenella che non viene calcolato come maglia, ma ci serviva solo per poter girare meglio il lavoro. Quindi dobbiamo fare la prima maglia bassa direttamente nell'ultima nell maglia bassa che abbiamo lavorato praticamente. Quindi se girate un po' il lavoro verso di voi vedrete la prima V. Tutto questo qua davanti va ignorato perché è la catenella che abbiamo lavorato. Quindi guardando qua abbiamo la prima V. Entriamo sotto a, queste due, eh, a questi due fili della V, prendiamo su il filo e lavoriamo la nostra maglia bassa. Poi entriamo nella prossima V. Prendiamo il filo e lavoriamo la maglia bassa. Nella prossima V prendiamo il filo e lavoriamo una maglia bassa. Quindi davvero facile. Io adesso vi ho fatto vedere la lavorazione guardando la V dall'alto in questo modo. Ora vi faccio vedere un altro metodo per riconoscere la prossima maglia bassa. Allora, quindi qua abbiamo la nostra V. Girando il lavoro vi accorgerete di avere un filo orizzontale in alto più lungo e un filo orizzontale in basso più corto. E dopo questi due fili c'è un piccolo buchino qui. Noi dobbiamo entrare proprio in questo buchino. E poi prendiamo il filo. Anche qua i due fili orizzontali il piccolo buchino noi entriamo nel buchino e lavoriamo la nostra maglia bassa quindi vedete voi come vi è più comodo la visuale per riconoscere il prossimo punto da lavorare quindi adesso lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa fino alla fine della riga Sono arrivata alla fine della riga, mi mancano le ultime due maglie da lavorare e se guardiamo bene, vedete qua, una V, qua un'altra V che sembra un po' più piccola, ma è sempre una V e poi invece abbiamo il filo eh, verticale che è una specie di nodino perché sarebbe eh, la catenella che abbiamo saltato all'inizio della riga e che quindi non va lavorata. Quindi lavoro nella V e lavoro anche nell'ultima v anche se è un pochino più stretta poi prima di fare la prossima riga andate a contare il numero di maglie che avete lavorato devono essere sempre 25 quindi abbiamo completato così la riga numero 2 e possiamo proseguire con la prossima riga facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e come prima, come abbiamo fatto per la riga numero 2, anche qua lavoriamo una maglia bassa in ogni maglia bassa. Quindi prestiamo attenzione a non saltare la prima maglia bassa, perché i principianti spesso fanno questo errore, che magari prendono questa. Ma voi quando iniziate la prossima riga allargate un po' il lavoro, giratelo per così, in modo che vedete qua c'è una V. Questa V la dovete prendere. Per lavorare la prima maglia altrimenti la riga vi viene storta e quindi adesso procedo così come vi ho fatto vedere a lavorare la terza riga e poi anche la quarta riga e per la quinta riga ci rivediamo perché ci sarà il cambio colore eccomi quindi alla fine della quarta riga e dobbiamo fare il cambio colore come vedete mi è rimasto l'ultima Maglia da lavorare ancora, quindi entro nell'ultima maglia e prendo sul filo. Poi ho due asole sull'uncinetto, però a questo punto non chiudo la maglia con il mio colore blu, ma lascio una codina di circa 6 centimetri e taglio il colore blu perché adesso vogliamo fare il cambio del colore. Quindi andiamo a a prendere il prossimo colore, che nel mio caso è il viola, anche se si vede molto più scuro nel, nel filmato, e lo posiziono nel modo inverso. Prendiamo il filo e lo passiamo attraverso le due asole che abbiamo sull'uncinetto. Ve lo faccio vedere un'altra volta. Quindi abbiamo terminato il lavoro così. Il nuovo filo lo agganciamo in questo modo, dietro il nostro lavoro ovviamente, e lo facciamo passare attraverso le due asole che abbiamo sull'uncinetto. E così abbiamo chiuso l'ultima maglia della quarta riga. Adesso siamo pronti per lavorare la quinta riga con il nuovo colore mi raccomando stringete un pochino la codina del filo che avete tagliato del primo colore in modo che non si apre questa maglia allora dobbiamo fare la quinta riga quindi dobbiamo fare una catenella voltare il lavoro e adesso iniziamo a lavorare una maglia bassa in ogni maglia bassa però allo stesso tempo andiamo a nascondere anche la codina del nuovo colore che abbiamo lavorato. Quindi vado ad entrare nella prima V, ma mi prendo anche durante la lavorazione la codina che abbiamo tagliato in modo da nasconderla direttamente nella lavorazione. In questo modo dopo abbiamo meno cuciture da fare. Quindi adesso è nascosto proprio all'interno della maglia bassa. Entro nella prossima maglia bassa, il filo ce l'ho sempre posizionato in mezzo e lavoro una maglia bassa. Vedete, mi posiziono il filo dirigendolo un po' con le, eh, le mie dita in modo che sta sopra la V. Quindi così prendo. Il filo e lavoro la mia maglia bassa in pratica viene nascosto durante la lavorazione ed è una, um, un modo di nascondere il filo in modo davvero invisibile non vedrete più nulla alla fine della lavorazione quindi adesso vado avanti tutto il tempo vedete mi porto questo filo con me poi se la codina che avete lasciato è un po' lunga come qua vedete ho già lavorato 10 maglie circa posso anche andare a tagliarla perché è più che sufficiente non si aprirà quindi ho tagliato la codina e vado avanti a lavorare la mia riga a maglie basse senza alcun problema alla fine, questa codina qua del primo colore la dobbiamo andare a cucire a mano invece, perché se uno vorrebbe potrebbe anche inserirlo all'interno di questa riga col viola, però a me non piace perché si vede un pochino. Io preferisco nasconderlo a mano con l'ago perché in questo modo posso nascondere il filo proprio passando attraverso le maglie dello stesso colore e in questo modo veramente non è più visibile quindi come vedete ho preso l'ago da lana ho inserito la codina e faccio un paio di punti passando attraverso le maglie all'interno delle maglie Paio di volte su e giù e poi taglio anche questa codina. Quindi, adesso avete capito tutto il procedimento per realizzare questa presina. Um, come fare il le righe come fare il cambio del colore ciò che ci manca ancora l'ordine delle righe quindi vi racconto come ho fatto io il cambio colore ho fatto quattro righe a maglie basse con il colore principale il blu poi ho fatto due righe col viola 8 righe col colore principale il blu quattro righe con il beige 8 righe col blu 2 col viola e 4 di nuovo col blu quindi adesso lavorate indipendentemente da me, ovviamente le vostre righe, se volete potete modificare ehm, il gioco di colori senza problemi e poi dovete lavorare il pannello dietro, quindi alla fine taglierete il filo, magari vi farò vedere anche come tagliare il filo alla fine quando avete la lavorato l'ultima riga e dopodiché andate a lavorare il pannello dietro. Per il pannello dietro dovete fare sempre eh, 26 catenelle e poi lavorate una riga dopo l'altra a maglie basse, quindi ogni riga avrà 25 maglie basse, iniziate proprio nello stesso identico modo come avete iniziato il pannello frontale, solo che qua non facciamo nessun cambio colore e ovviamente dovete lavorare un totale di 32 righe. Dopodiché vi farò vedere anche come unire questi due pannelli e come fare il gancio. Ho completato anche il secondo pannello e adesso possiamo procedere con l'unione. Quindi senza tagliare il filo andiamo direttamente ad unirli, facciamo combaciare i due angoli. E entriamo per una seconda volta nell'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato entriamo quindi in questa maglia bassa e poi cerchiamo anche l'angolo dell'altro pannello e passiamo anche attraverso questa maglia quindi avremo l'asola che abbiamo sempre sull'uncinetto che ci accompagna durante il lavoro e poi abbiamo l'asola del primo pannello e l'asola del secondo pannello e poi prendiamo il filo sull'uncinetto e passiamo sia attraverso il secondo pannello che attraverso il primo pannello tirandoci su la nostra asola poi abbiamo due asole sull'uncinetto e possiamo fare la maglia bassa come siamo abituati poi giriamo il nostro lavoro per poter lavorare lungo questo lato quindi Cerchiamo di entrare nel buchino che si forma lungo il lato, allora avvicino un po' la camera, quindi entriamo attraverso il prossimo buchino qua con l'uncinetto e cerchiamo anche il prossimo buchino del pannello sottostante. E passiamo prendiamo il filo passiamo attraverso i due strati due asole sull'uncinetto prendiamo il filo passiamo attraverso le due asole abbiamo fatto un'altra maglia bassa adesso entro nel prossimo buchino dovete andare un po ad occhio per esempio potrei entrare già qui poi entro anche qui ritorno indietro e lavoro la mia maglia bassa e vado così a passare attraverso le righe praticamente dei due pannelli e facendo una cucitura che li unisce insieme. Come vedete, dopo le prime maglie diventa già un po' più facile. L'unica cosa alla quale dovete prestare attenzione è che questi. Due lati devono sempre eh, combaciare, quindi non deve finire che un lato stringe troppo e l'altro allarga. Quindi se volete potete anche fissarlo con uno o due spilli in modo che non si muove oppure tenerli ben fermi con le dita e poi lavorare una maglia dopo l'altra. qua, ehm, lo dico ancora una volta, ci vuole un po' l'occhio perché se fate troppe maglie il lavoro tende ad allargare nei bordi e si vede brutto se fate troppe po mh, pochi, allora stringerà e non va nemmeno bene dovete andare un po' ad occhio più o meno una maglia bassa per ogni riga vado avanti così fino ad arrivare all'angolo e poi vi faccio vedere come proseguire. Sono arrivata all'angolo e adesso devo entrare quindi nella maglia dell'angolo. Eccola qua, anche dall'altro lato. E in questa maglia lavorerò da 2 a 3 maglie basse nella stessa maglia. Questo mi permetterà di fare la curva, quindi adesso ho fatto la prima maglia, vado a fare la seconda e io penso che mi fermo già con due maglie, volendo si può fare una terza maglia così l'angolo viene più marcato, facendo solo due maglie viene un po' più morbido l'angolo io eh, preferisco così per questo modello dopodiché questo lato è molto facile da lavorare perché vedete che si vedono chiaramente le maglie e quindi passo attraverso le maglie e lavoro una maglia bassa in ogni maglia sempre unendo il, il pannello dietro e quello davanti Vedete? Allora mettiamo un po' di zoom ancora una volta per farvi vedere bene come unisco questo lato. Quindi passo attraverso il filo di un pannello e attraverso la maglia dell'altro pannello. Ritorno con il filo e passo attraverso le due asole. Adesso non vi resta che andare avanti, così fino all'altro lato. Quando arrivate di nuovo all'angolo, fate di nuovo due tre maglie basse nell'ultima maglia, girate il lavoro e unite anche qui a, a maglie basse. L'altro lato di nuovo. Arrivati all'angolo, farete 2-3 maglie, basse e unite l'ultimo angolo rimasto libero, dopodiché, ci rivediamo. Per vedere come fare il gancino e terminare la presina una volta che avete unito anche l'ultimo lato dobbiamo fare delle catenelle quindi facciamo circa 15 catenelle 1 2 3 e poi una volta che avete fatto queste catenelle andate ad unirvi con una maglia bassissima nel Punto accanto, quindi va, entrate nella prossima maglia bassa e fate una maglia bassissima in questo modo. Poi facciamo una catenella, voltiamo il lavoro. E adesso possiamo lavorare attorno a queste catenelle che abbiamo fatto e dobbiamo riempirli di maglie basse quindi entriamo sotto le catenelle in questo modo prendiamo sul filo abbiamo due asole sull'uncinetto prendiamo il filo lo passiamo attraverso tutte e due e così abbiamo fatto una maglia bassa la seconda la terza dobbiamo lavorare tutto a maglie basse fino a quando si riempie tutto questo anello di, di norma dovrete fare circa 3 maglie basse in più rispetto alle catenelle che av avete avviato Quindi, eccomi che ho fatto le mie maglie basse, ho raggiunto l'altro lato e adesso posso chiudere il lavoro faccio una maglia bassissima subito in questa prima maglia bassa Poi faccio ancora un'altra maglia bassissima nella seguente maglia bassa per maggiore sicurezza e per tagliare il filo ripasso il filo attraverso l'asola che ho sull'uncinetto e stringo. Poi allungo un pochino e poi posso tagliare. E togliere il filo dal gomitolo adesso ci è rimasto questa codina che dobbiamo ovviamente nascondere con l'ago all'interno della lavorazione quindi andremo direttamente qui sotto stringiamo un po e poi andiamo a nascondere bene questo filo perché è il filo che collega il nostro gancio, quindi non, eh, non tagliatelo troppo corto perché non sia mai che con il peso eh, potrebbe aprirsi e, e rovinare il gancetto che abbiamo fatto. Quindi nascondete bene la codina. Poi, una volta soddisfatti, potete anche tagliare l'eccesso. E la presina è pronta bene abbiamo quindi così fatto le nostre presine appesi le righe si vedono trasversali molto bello potete farli in tanti colori e inoltre lo doppio lo spessore doppio ehm, protegge le nostre mani in modo che non ci bruciamo quando dobbiamo utilizzarli io spero che questo pro progetto vi sia stato utile, è stato pensato soprattutto per chi ha le prime armi. Ehm, se riuscite a fare queste presine fatemeli vedere nel mio gruppo su Facebook, e, tutti i link utili li trovate sempre sotto ai miei video nel box informazioni e per ultimo iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti. Vi aspetto al prossimo tutorial, ciao!